Onorevole Razzi, buongiorno, sono Maggi di Affari Italiani. Come stai, come stai? Eccoci qua, ormai ci sono le elezioni, ci siamo. Pronto? Sì, domani mattina sono a Milano. Bene. Bene, la sento, magari ci beviamo un caffè. Senta, volevo chiederle, visto che manca pochi giorni alle elezioni, io le dico i nomi dei principali politici in campo e vorrei da lei una frase del tipo cosa ne pensa di questo politico e come lo definirebbe. Partiamo ovviamente da Silvio Berlusconi. No, non la sento, pronto? Adesso mi sposto, non si sente bene. Si sposti perché non si capisce un tubo. Allora, Silvio Berlusconi, sì, si sente meglio. Berlusconi, come lo definiamo? Un Superman in tutto. Il? Un Superman su tutto. Come lui nessuno? Come lui non ce n'è nessuno. Brava, brava signora, brava. Vedi come si ricorda? Renzi, come lo definiamo? Ma Renzi oggi è simpatico, chiacchierone, però i patti non si vedono. Perfetto. Uno simpatico nel senso che è molto simpatico con la gente, molto cosa, però come ho detto già l'altra volta, no, i cittadini non l'accetto il Presidente della Repubblica. E i suoi amici del... Non ho capito, può ripetere, scusi, non ho sentito. No, dico lui è stato scelto dal Presidente della Repubblica e dei suoi amici del PD, non è che l'ha scelto i cittadini. Certo. Perfetto. Senta, Grillo? Grillo è come il cognome, il nome di fatto. È un grillo che parla, però non c'ha... conclusione cosa vuole fare, dico chiacchiere, lui sta cavalcando l'antipolitica e fa il comico sull'antipolitica, fa il comico dell'antipolitica, no, faceva il comico, adesso visto che l'opinione pubblica c'è questa antipolitica e lui sta cavalcando questo facendo ancora comicità. Perché così riceve gli applausi e riceve la folla, perché ormai è quello così è. Perfetto. Alfano? Ma Alfano io non lo posso giudicare perché non ha nessun valore aggiunto, come devo dire. Lui è cresciuto con il presidente Berlusconi, però si è sgonfiato. Si è? Sgonfiato. Ha perso tutto il valore aggiunto che aveva. Perfetto. Aggiunto che aveva. Tsipras, questa lista di sinistra con questo nome greco. Greco. Ma io... appunto non lo conosco, non so cosa vogliono fare e non so perché dalla Grecia sono venuto, che ci vuole portare pure le disgrazie che alla Grecia ce lo vuole portare pure a noi, boh, non lo so. Perfetto. Salvini della Lega? Salvini è anche un giovane pippante molto simpatico, bravo, può andare ancora avanti perché ha molte idee e speriamo che lo porta a concludere. Perfetto. E la Meloni per finire, Giorgia Meloni, ma anche lei diciamo sta facendo campagna elettorale contro l'euro, ma lei sa benissimo che non si può, però sta facendo capire che ci troviamo
impantanati in queste euro, ma che poi alla fine non possiamo andare via, non possiamo andare via, perché se no, altrimenti sarebbe una catastrofe in Italia. Io sono sempre dall'idea, finché che non c'è una banca europea dove alle nazioni che manca, che può ristampare, che può ridare, a far rimarciare le nazioni dove si trovano in difficoltà, è chiaro che se non c'è una banca unica, banca europea, dove ha la possibilità, lei cavalca anche su questo, ma lo sa benissimo che non si può ritornare indietro. Perfetto, senta, in bocca al lupo, buona chiusura di campagna elettorale, e a Dio piacendo ci sentiamo presto. Ma io domani sono a Milano, alla chiusura della campagna elettorale.